Benvenuti al nostro appuntamento con Studiando la Parola. È sempre, almeno per me, un piacere spendere questi minuti assieme al cospetto della scrittura. Il nostro impegno e la ragione che ci spinge a ritrovarci ed avere occasione per leggere non solo assieme dei brani della scrittura, ma attraverso questa lettura accompagnata da alcune riflessioni, incuriosire ogni lettore affinché dal lettore della Bibbia si cominci a diventare studenti, quindi persone che dedicano non solo del tempo per la lettura, ma che cominciano a sentire il bisogno, il desiderio di allargare tutte le conoscenze concernenti il libro. per eccellenza. La Bibbia è una raccolta di libri, almeno nella nostra versione, nelle nostre traduzioni, abbiamo di fronte a noi 66 libri, 39 che costituiscono il canone dell'Antico Testamento, 27 nel Nuovo. Ne stiamo però nelle nostre riflessioni seguendo il canone della Bibbia ebraica per quanto riguarda l'Antico Testamento, dove la suddivisione è leggermente diversa e siamo giunti, dopo aver considerato la sezione della Torah, ossia il Pentateuco o i libri della legge o i libri di Mosè, e aver poi ripercorso i libri dei profeti che costituiscono la sezione dei Nevi'im, siamo giunti nella sezione dei cosiddetti scritti. In questa sezione siamo da alcune settimane fermi, o meglio, siamo fermi nella sezione, ma ci stiamo muovendo attraverso i libri che compongono la raccolta delle Megillot, che sono i cinque rotoli che accompagnano determinate feste della liturgia ebraica. In questa nostra lezione ci introduciamo nel terzo libro delle Megillot. Per chi non avesse seguito i nostri precedenti appuntamenti, abbiamo nell'ordine incontrato il libro di Ruth per poi passare al cantico dei cantici e in questa sede cominciamo a parlare del libro dell'ecclesiaste. Quindi, in quello che è la Bibbia ebraica, nella sezione delle Megillot, il libro dell'Ecclesiaste segue prima Cantico dei Cantici e precedentemente ancora Ruth, o meglio segue mentre precede il libro delle Lamentazioni. Se andate a prendere la vostra Bibbia e vi chiedo di aprirla nel libro dell'Ecclesiaste non vi meravigliate se non lo trovate dopo il cantico dei cantici, perché in quella che è la nostra ordinazione dei libri trovate l'ecclesiaste dopo il libro dei proverbi e prima del cantico dei cantici. Quindi non andate a cercarlo dopo, perché si trova esattamente prima. Vi invito a seguire le nostre chiacchierate utilizzando la Bibbia in qualsiasi versione ce l'avete. Se non avete quella cartacea, ma avete a vostra disposizione un computer o uno smartphone, potete anche attraverso una delle tante applicazioni aprire una Bibbia e seguire insieme a noi. Abbiamo detto che cominciamo in questa sede a parlare del libro dell'Ecclesiaste. Cominciamo dal titolo. Le nostre traduzioni occidentali moderne Italiane hanno il libro dell'Ecclesiast. Se noi andiamo a leggere l'apertura del libro, il primo verso recita. Io leggo da una versione che è la nuova di Odati, Le parole del predicatore, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Molti sapranno che il libro dell'Ecclesiast è conosciuto anche come Chelet. Perché questa differenza? di nomi, perché kelet è il termine ebraico che identifica questo libro, ecclesiaste non è altro che il termine greco che ha sostituito kelet, cerchiamo di capire cosa significano questi due termini, preferisco partire dal secondo, quello che abbiamo nelle nostre versioni, ecclesiaste. Se vi ripeto il termine lentamente ecclesia. Quindi a qualcuno viene in mente ecclesia chiesa, ma qual è il significato del termine che noi traduciamo chiesa? Ecclesia, chiamati fuori, ma chiamati fuori per che cosa? Ecclesia sta a indicare un'assemblea, quindi l'ecclesiaste o è il convocatore, colui che convoca l'assemblea, o secondo altre traduzioni è colui che presiede l'assemblea. Immaginate un'assemblea di un'associazione, un'assemblea condominiale, colui che presiede, proprio perché presiede si chiama presidente dell'assemblea, quindi l'ecclesiaste è il presidente di un'assemblea, però un testo biblico presidente dell'assemblea sembra avere orizzonti diversi. Probabilmente questa è una delle ragioni per cui Lutero cominciò a tradurre il termine con predicatore. E questa traduzione è ripresa anche dal Diodati e dalla versione da cui ho letto che dice appunto le parole del predicatore, ma il termine non è predicatore. Torniamo alla parola ebraica che è Kelet. Anche qui il richiamo è all'assemblea. Infatti in ebraico assemblea si dice Kal, quindi Kelet è colui che presiede, che conduce, che chiama, che ordina un'assemblea. Perché questo termine con lo scrittore? Del nostro libro. Qualcuno ha provato a spiegare che il convocatore dell'assemblea, colui che è in mezzo a un'assemblea, che presiede un'assemblea, siccome la tradizione sostiene che lo scrittore sia Salomone, ci sono un paio di versi nel primo libro dei re. Io direi che non ci fa male se sfogliamo la nostra Bibbia e andiamo a prendere il primo libro dei re, al capitolo 3, al verso 8, si parla di Salomone, e si parla di Salomone in quel racconto della richiesta di sapienza da parte a Dio. Noi naturalmente leggiamo da traduzioni del testo ebraico, perché non possiamo leggere. L'ebraico, soprattutto perché questi appuntamenti servono a incentivare la lettura in maniera generale, andare a leggere il testo ebraico anziché incentivare, incoraggiare qualcuno, forse gli facciamo venire lo spavento di leggere la Bibbia. Per cui ci limitiamo a delle letture del testo in italiano, capitolo 3, verso 8, così recita la nuova Diodati. Inoltre il tuo servo è in mezzo al tuo popolo, che tu hai scelto un popolo grande, troppo numeroso, per essere contato e calcolato. Quindi la presenza di Salomone in mezzo a un popolo numeroso. Capitolo 8, verso 2. Tutti gli uomini di Israele... Si radunarono presso il re Salomone per la festa del mese di Etanim, che è il settimo mese. E al verso 14, sempre dello stesso capitolo, il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. Quindi Salomone, come re, si è trovato a presiedere delle assemblee, ad essere in mezzo ad un'assemblea. Il riferimento a Salomone, che nella lettura del libro, che è costituito da 12 capitoli e nella versione da cui leggiamo noi, sono 222 versetti. In altre traduzioni diventano 224 perché l'ultimo capitolo i versi vengono spezzettati al doppio, un paio di versi, e il capitolo aumenta di due versetti. In questi 12 capitoli non compare il nome di Salomone. Ma così come abbiamo letto al verso primo, le parole del predicatore, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Al verso 12, sempre del capitolo 1, io il predicatore sono stato re di Israele in Gerusalemme. E ci sono altre citazioni, eh, abbiamo preso quelle iniziali. Andiamo all'ultimo capitolo, quindi facciamo il primo e l'ultimo capitolo, che è il 12. Verso 9: Il predicatore, oltre ad essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la conoscenza e ha ponderato, ricercato e messo in ordine un gran numero di proverbi, e quindi questo riferimento lascia pensare al re Salomone, il predicatore si è studiato di trovare parole piacevoli, Or le cose scritte con rettitudine e sono parole di verità. Se il testo è stato scritto dal re Salomone e chi sostiene che sia stato scritto dal re Salomone in maniera principale la tradizione ebraica ritiene che lo abbia fatto negli ultimi anni della sua vita. Quindi un Salomone avanti negli anni. La tradizione ebraica mette tre libri in ordine all'età del re Salomone. Quando abbiamo considerato il Cantico dei Cantici, abbiamo fatto questa citazione che vi vado a riproporre. Il Cantico dei Cantici è il libro della giovinezza del re Salomone. I proverbi sono quelli è il testo della maturità. Il libro dell'Ecclesiaste è il testo della vecchiaia di Salomone. Per le considerazioni sulla vita che andremo insieme a rivedere, quindi, è un guardare alla vita trascorsa e a prendere coscienza di determinate realtà. Quindi, se il testo è stato scritto da Salomone, la collocazione andrebbe tra il 970 e il 930 avanti Cristo, se stiamo parlando del Salomone. Vecchio e avanti negli anni, non possiamo che datarlo tra il 935 e il 930, quindi gli ultimi cinque anni della sua vita. Sulla datazione e sulla collocazione storica, però, ci sono diverse opinioni. C'è chi colloca addirittura il libro in un periodo molto più avanti, e quindi successivo a Salomone, si passa dal 900 avanti Cristo. A collocarlo tra il 300 e il 200, vi accorgete che stiamo parlando di 600-700 anni dopo. Queste sono considerazioni degli studiosi facendo riferimento alla critica ancora letteraria. Che a noi che vogliamo incoraggiare la lettura della Bibbia le diamo soltanto, diciamo, come conoscenza generale, Mo, ho scritto da Salomone, ho scritto da qualcun altro che lo fa attribuire a Salomone, che fa riferimenti a Salomone per dargli una certa autorità, a noi interessa non molto. Ciò che deve interessare a noi è che il libro è comunque all'interno del canone della Bibbia ebraica e non ci è arrivato con molta facilità nel can il libro dell'ecclesiaste nel canone ebraico. Addirittura nelle discussioni che hanno accompagnato la chiusura del canone, quando si faceva riferimento all'ecclesiaste si citava un altro libro, che è quello che abbiamo considerato precedentemente, il cantico dei cantici. Addirittura sono queste le espressioni, che il cantico dei cantici e le ecclesiaste sporcavano le mani. Ossia i temi e le argomentazioni e le riflessioni di questi testi erano materia così particolare che per chi doveva approvarne la canonicità davano il senso di sporcare le mani. Però il testo è stato inserito ed è giunto fino a noi. Essendo nelle megillotto, qual è la festa che accoglie la lettura di questo libro? È la festa delle capanne, la festa che viene celebrata a cavallo del mese di settembre o mese di ottobre. Ricorda qualcuno che il calendario ebraico è un calendario lunare e i mesi ebraici vanno a cadere tra metà di due dei nostri mesi, quindi il mese della festa delle capanne cade tra il mese di settembre e il mese di ottobre. Queste sono un po' le notizie generali per tirare le coordinate di questo libro che cominciamo a considerare insieme, andando avanti nella lettura, ma soffermandoci immediatamente al verso 2, Vanità delle Vanità dice il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Allora, la lettura di quello che è poi il primo verso ci mette davanti quello che è il tema di tutto il libro, la vanità. La nostra lingua però potrebbe indurci in, er in errore o in confusione, perché per vanità uno potrebbe immaginare l'atteggiamento di chi si dà delle aree, oppure si abbellisce, si trucca, si fa e viene definito vanità, oppure dell'inutilità dell'esistenza. Dobbiamo ritornare al testo ebraico, perché la nostra traduzione per vanità parte da un termine che Piccolo, ma che la Bibbia ci ha proposto già altrove. Se io vi dico che il termine di vanità, tradotto vanità, è Ebel, vi ricorda, vi sovviene il nome di qualcuno, Ebel. Forse, se vi dico Ebel, vi viene più facile ricordarvi di Abele. È lo stesso termine. A radice del nome che noi traduciamo con Abele. E qual è il significato di quel termine? Non so se siete tra quelli che hanno partecipato alle nostre riflessioni sul libro del Genesi, vi ricordate che il nome di Abele è soffio. Quindi quello che viene tradotto con vanità non è altro che un soffio quindi non è un qualcosa che ha a che fare con gli atteggiamenti con il comportamento ma è la vanità da intendersi come ciò che è come il vapore o per essere letterali che svapora l'effetto del vapore mentre lo vedete improvvisamente non c'è più e quindi c'è cioè, uno studioso della scrittura, Amos Luzzatto, che propone come traduzione di questo termine, al posto di vanità, alito fuggente. Non attimo fuggente, che è un film, ma la traduzione di Evel, alito fuggente, il soffio. Se voi vi soffiate, facciamo assieme questo esercizio, tanto per mettere più a fuoco questo termine se vi soffiate sulle mani o mentre parlate avete la mano davanti a voi sentite il, quello che è il vostro alito spero che sia profumato ma nel momento in cui vi fermate è passata quella sensazione quindi un qualcosa che mentre c'è non c'è ma pure quando c'è non lo potete catturare, non lo potete afferrare. Quindi vanità della vanità, tutto è vanità. Invece se utilizziamo il suggerimento di Luzzatto, alito fuggente. Tutto è alito fuggente. Che vantaggio all'uomo da tutta la sua fatica in cui si affatica sotto il sole. Una generazione va e un'altra viene, ma la terra rimane per sempre. Anche il sole sorge e poi tramonta e si affretta verso il luogo da dove sorge di nuovo. Il vento soffia verso sud, poi gira verso nord, gira e rigira continuamente e ritorna a fare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, ma il mare non si riempie mai. Al luogo dai cui i fiumi provengono, là essi ritornano nuovamente. Tutte le cose richiedono fatica, più di quel che l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia di guardare, nell'orecchio è sazio di udire. Quello che è stato è quel che sarà. Quello che è stato fatto, quello si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane alcun ricordo delle cose passate. E così non rimarrà alcun ricordo delle cose che accadranno tra coloro che verranno in seguito. Io, il predicatore, sono stato re in Israele, in Gerusalemme, e ho applicato il mio cuore a cercare e a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Questa è un'occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini. Perché vi si affatichino. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco tutto è vanità, è un cercare di afferrare il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare, e ciò che manca non si può contare. Io ho parlato col mio cuore, dicendo: Ecco, io ho ottenuto grandezza e acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. E il mio cuore ha visto molta sapienza e conoscenza. E ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, pure a conoscere la follia e la stoltezza. E ho compreso che anche questo è un cercare di afferrare il vento, poiché dove c'è molta sapienza, c'è molto affanno. E chi aumenta la conoscenza, aumenta. Il dolore. Non abbiamo tempo a disposizione per meditare i versi uno per uno. L'impegno resta quello di sollecitare la curiosità e l'interesse di ognuno di voi. Io pongo alla vostra attenzione la frase o l'espressione sotto il sole. Nell'intero libro, 12 capitoli. 222 versi, per ben 28 volte, quindi oltre il 10%, ricorre l'espressione sotto il sole. Cosa intende sotto il sole? Se non le cose che accadono sulla terra. Leggevamo infatti al verso 4, la terra rimane per sempre. Quindi tutto ciò che accade sotto il Sole, quindi sulla Terra, è oggetto della riflessione del nostro predicatore, del nostro ecclesiast. E lui cerca di capire. Avete notato che nella lettura di questo capitolo troviamo una sola volta il riferimento a Dio. In questo libro, a differenza di altri testi della Bibbia ebraica, quindi dell'Antico Testamento, non compare il nome di Dio che noi traduciamo appunto come Dio, ossia il termine del tetragramma, ossia le quattro consonanti, il nome impronunciabile di Dio. Non compare in questo testo. Si utilizzano testi o meglio, termini diversi. C'è quindi un riferimento a Dio, ma non un riferimento personale a Dio, quasi come se Dio stesso fosse un oggetto della considerazione, della riflessione del nostro predicatore, che nel considerare lo sforzo di capire, di arrivare a delle conclusioni, dice Dio ha dato all'uomo questa penosa occupazione, ma fa riferimento a Dio non come a un'entità che lui conosce personalmente, a riconoscere che c'è una presenza al di sopra della terra, al di sopra della vita degli esseri umani che governa. E questo sforzo rimane un'occupazione penosa, ed è penosa, perché il nostro predicatore dice che chi ha sapienza, chi c'ha conoscenza, quindi chi è portato ad approfondire, in un certo senso è svantaggiato, perché dove c'è sapienza, dove c'è conoscenza, di riflesso c'è affanno e dolore. Non siamo di fronte al cinismo di un uomo, o forse anche di una donna, e di questo diremo la prossima volta, che guarda all'esperienza della sua vita e arriva alla considerazione forse era meglio non fare nulla. Preferisco ritenere, così come l'esperienza di tanti, anche dopo il nostro soggetto, che hanno desiderato approfondire, conoscere, e dove c'è la conoscenza c'è un dolore c'è una sofferenza, perché quando certe cose si sanno non si può rimanere indifferenti. La conoscenza è vero che arricchisce l'essere umano, ma la conoscenza obbliga l'individuo a vivere in virtù delle cose che conosce. L'Evangelo attribuisce a Gesù l'espressione conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. Ma una volta che la conoscenza della verità ha reso liberi, bisogna vivere tenendo conto di quella conoscenza. Quindi conservare la propria libertà e la libertà degli altri. Quindi la conoscenza impegna. L'Antico Testamento ci dirà altrove che molti periscono per mancanza di conoscenza. Io spero che la conoscenza delle scritture possa essere per ciascuno di voi uno strumento di libertà e non vi sentite tristi se poi c'è sopra di voi l'obbligo a fare di questa conoscenza il fondamento della vostra vita. Perché una vita centrata sulla conoscenza della scrittura Sarà per certo una vita benedetta da Dio e soprattutto non sarà una vita nella confusione, perché la Bibbia rimane per il lettore, per lo studente, per il credente una lampada al proprio piede, una lampada che risplende sul sentiero. Dio vi benedica.